for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Arrivati all'apertura di stagione, questo è il tempo delle ferie e dei contratti a provvigione. Se hai regime forfettario e meno tasse nell'incasso, ma ora basta lavorare, stacca un po' e senti questo basso. Volume e facciamo un po' baldoria, non ci possono denunciare, ho richiesto la liberatoria. Please enjoy the party, pompa tutto in de casse, non mi serve la fattura, questo ritmo è esentasse. Questo ritmo è esentasse. Questo ritmo è esentasse. Eccoci qua, buonasera, bentrovati. Partenope TV, la televisione che vuoi tu. Allora, Carmen Di Bello, che vogliamo noi. E Renato De Carmine. Grazie buonasera, a tutti. A tutte le persone che ci seguono, siamo dal buonasera vivo. Buonasera a tutti voi che ci seguite. 8 novembre 2023, qui a Partenope TV, canale 189. Salutiamo un po' l'editore Angelo. Angelo. Non ho capito. L'orario. Ah, vuoi sapere l'orario? Precisi, diretto. Ore 21. Ma 21 e 5. Ore 21, aspetta. Facci vedere che siamo in diretta, perché molte persone dicono 21.02. Esatto, 21.02. Perché la volta scorsa c'è stata un po' di polemica. Hanno detto quello fanno solo le. Noi siamo in diretta, dal vivo. Noi siamo in diretta. La replica, se volete, la trovate la domenica. Il mercoledì, sempre solo in diretta. Ecco perché. Domenica ore 17, ricordiamo. Allora. E Cipriano dalla regia, giustamente, ha detto date la prova che siamo però ricordiamo una cosa per tutte le persone che ci stanno seguendo: 189, tutta la Campania, Basso Lazio, Molise e poi praticamente anche un po' la Puglia, sul 17 ci possono vedere questa sera. Che bello, grazie a tutte le persone, tutte le piattaforme. Che cos'è questo programma, carissimi amici da casa, voi che avete fatto un po' di zapping televisivo? È un programma veramente number one. Vuoi spiegare che cos'è questo programma? Allora, questo programma nasce perché per dare possibilità a tutti coloro che vogliono entrare nel mondo artistico, nel mondo dello spettacolo, musicisti, arrangiatori, tutto, le agenzie che si vogliono, insomma, pubblicizzare, modelle, la volta scorsa sono state modelle, sì. Autori, pittori, scultori, insomma, tutti, questo è un programma dedicato a tutti quanti voi, a voi artisti, e diamo possibilità, ovvero la maggior parte, tutte le new entry, sì, a livello di canto. Però diciamo le persone che vogliono partecipare, c'è un numero di sovrapressione, 3389078891 oppure il 509-2444. Io lascio sempre a lui dire il numero di telefono perché io sono un po' imbranata. No, ma io non è che lo vedi. No, vero, perché mi sto facendo il chiarello. No, sta abbassando la vista. No, ma non è che vedi, perché io mi ricordo. È perché tu te lo ricordi, che quindi vedi, io mi fido di te e preferisco che tu dica ai telespettatori, insomma, il numero di telefono, che siamo sicuro che non è sbagliato. Però io voglio salutare delle persone. Prima che chiamiamo il primo artista, perché è un amico mio, un number one nel vero senso della parola, e sono stato uno dei primi che l'ho presentato. È un artista storico. Allora, salutiamo Gemma Caruso con il suo ciao, compagno. Ciao Gemma, ciao. Che ovviamente ciao, oggi Gemma è stato con noi per delle registrazioni. Salutiamo
abbiamo anche Ida Piccolo con Antonio Tadini. Ciao Ida, ciao Antonio, a casa parte. Oggi stavano qua. Sì, sì, sì. Ciao Gemma, un bacione forte. Ti abbraccio, bene. Gemma. Una grande e una chef veramente molto brava, e preparata. E tra l'altro una bravissima, veramente una persona squisitissima. Ciao Gemma, un bacio forte anche a Michele Tortora, che è il suo compagno number one. Ciao Michele. E allora, poi c'è da salutare ancora un'altra persona, c'è quell'amico mio che ci sta guardando da Iserne, che è Vincenzo. Ciao Vincenzo, ciao, con Vincenzo. La moglie. Salutiamo anche il figlioletto, mi sono dimenticato il nome, mamma mia, stasera sto tanto buono. Sicuramente ti verrà in mente. Lello. scusa Renato. Avicchiaia, capite? Ci può stare questa cosa. Avicchiaia, va, buon fine. Allora andiamo avanti. Poi salutiamo il nostro editore Angelo Uccero, unitamente alla sua meravigliosa moglie. Anna Rita, Yolanda e Francesca. Ovviamente non può mancare, perché noi li vediamo, loro a casa non li vedono. Ma che chiacchiere che ci abbiamo? Chiamiamo il primo ospite, dai. Aspetta, quando si fa stare questo ospite, quello ci adora, ci ama stare con noi, come noi amiamo stare con lui. Continuiamo un attimino, che ricordiamo che dall'altro lato ci sono tanti ospiti anche qua in studio. E appunto Checco, Ciccio, che lo conoscono tutti quanti. Alfredo, il nostro fotografo. Fotografia, Alfredo, Freddy Foto. Andona, a tutti Luigi, quanti, il cameraman, il mio grande Ciprianone. Guarda qua. Ma quando ti hanno dato? Quando ti hanno dato? Hanno fatto la colletta, 50 euro ciascuno, no? Non è così, scusa, non è stato tutto qua. Andiamo, e allora chiamiamo il primo ospite, signore e signore, un number one, viene direttamente da Napoli. Attenzione. Che è successo, Cipria? Gabriele, chi sei nato caduti a bene, perché io a Gabriele ha già detto. Questo si dimentica pure Cipria. Qui si danno un poco il zucchero, poco elevato, no? Cipria, vabbè, comunque la nostra regia è una grande regia. Tony Miranda, eccolo qua! Tony Miranda con noi, eccolo! Buonasera! Grande amico mio. Che galanteria! A me mareava un sacco di cose. Buonasera! Si sente il microfono? Si sente, okay. Tutto a posto. Allora, Tony Mirante, da quanto tempo non ci vediamo? Lui ci ha abbandonato un poco, perché sta spesso in Sicilia. Però voglio bene a tutti quanti. La sua seconda casa, Palermo. È la mia seconda madre, perché diciamo così, io ho questo dono, che per me è un dono, avere una mamma siciliana e un papà napoletano. È bello però sto mia fatto. Mamma è siciliana e papà è napoletano. Non lo sapevi tu. E perciò pure per questo... No, questa cosa mai, ci conosciamo da tantissimi anni, perché lui... Ah, non lo sapevi? No, questa cosa qua no. Mia mamma è so siciliana. Un po' di cose di te, ma non di mamma e papà. Mia mamma è siciliana, mio padre è napoletano. Perciò, in base anche a questo, ho voluto fortemente fare questa cover, che ben sapete che Due Prete Solo è scritta dal grande maestro Scuotto. Approfitto per salutarlo. Grande persona. E un'altra cosa ancora, stiamo ancora sfornando, il maestro Scuotto ha sfornato un altro pezzo riguardante sempre a Napoli e Palermo, perché inerente al fatto che ti dicevo che Napoli e Palermo per me sono due madri. È la tua famiglia. È la mia famiglia. È la tua famiglia. Quindi esce un bel pezzo di pane buono. Anche perché tramite tutte le piattaforme, chi segue Tony, ovviamente noi è doveroso da parte nostra salutare insomma tutta Palermo, tutta la Sicilia. Approfitto per mandare un saluto a tutta la Sicilia. E poi io voglio dire una cosa di Tony, sì. Quella che mi è sempre piaciuta più di tutto, a parte che mi piace come artista, perché veramente c'ha una bella voce, canta con vera passione, amore, un grande interprete. volevo veramente dirti questa cosa: lui ha un'anima e un cuore così buono. Beh, tu dici per quale motivo? E il motivo è questo: perché lui sta sempre in prima linea ad aiutare chi ne ha più di bisogno, che siano bambini, che siano adulti. E l'ha sempre fatto. Ora faccio l'applauso. Devo dire io nel mio piccolo, mio piccolo a Palermo, no? Io quando vedo delle cose che lui fa per tutti questi bambini diversamente abili, tutti questi bambini, guarda, io lo ammiro, veramente e questo fa piacere. Su questa a volte cosa. Da Napoli parte non so quante caramelle, cioccolate, vero? Mi avvalgo, perché ringraziando a Dio non ho vizio di niente, non fumo, non bevo, eccetera eccetera. L'unico mio vizio che tengo è che quando vedo un bambino
pure triste, portare un sorriso al bambino, pure con una cosa in euro, è una cosa bellissima. E vogliamo salutare questo bel bambino, questo nipotino tuo. Eccolo qua, Cristian Miranda. Ma lo facciamo entrare. Vieni qua, vieni. Lui... Ciao Cristian, come stai? Saluta. Questo bimbo io me lo ricordo. Delle fasce, visto quando si è fatto. Come mi vorrebbe, salutiamo anche Maria, la mamma e tutta la famiglia. Approfittiamo per mandare un saluto a tutte le persone che parteciperanno qua e partecipano alle altre trasmissioni tue. Canta Partenope. E voglio approfittare per salutare all'editore Angelo Uccieri, unitamente alla moglie, le gemelline, a tutto lo staff di Partenope TV, che è una delle emittenti, io ritengo una delle più serie, perché sta ancora all'impiedi, vuol dire che qualcosa di buono ci sta. Siamo rimasti solo noi come la musica. Però noi stiamo facendo tante che li chiacchiere. Vai tu. Andiamo a salutare. Scusate un attimo. Sei troppo bene. Noi dobbiamo salutare lo sponsor, sennò qua. Lo sponsor. Ecologia di vita di Gennaro Parisi. Perché ciao Gennaro. Se non salutiamo lo sponsor, qua all'improvviso non ci vedo. Ci siamo fatti prendere un po' dalle chiacchiere, ma non sicuramente. Ti salutavamo poi perché noi ciao Gennaro Parisi. Sempre. Ciao Gennaro. Anche lui tifoso del Napoli, a chi vuoi salutare? A tutti quanti. Dai, Cristian, sei emozionato, dai. Sei emozionato. Mando un saluto a Napoli e a Palermo. Grande! Bravo Cristian. Ormai ho un imbrindo cuore. Salutiamo la Sicilia, ma tutti il Sud Italia, va. Ma saluto a tutto quanto. A tutto quanto. Senti, e per l'appunto canto Due Prete Sole, scritta dal maestro Gennaro Scuotto, questa cover, perché è una cover, non è mia la canzone, e Due Prete Sole, che per l'appunto parla in Napoli. La seconda canzone? La seconda canzone, lo sa già, e mo mi sono dimenticato. Ah, bisogno e vuol farla avanti. Bravo, perché... Dopo Maghi, poi dopo fai... Allora, fammi spiegare pure quest'altra cosa, sennò perché canta sta canzone, Due Maggio bisogna mi farla mandare. Perché siccome che io, tu lo sai, che io stimo come persona, come cantante a Tommy Riccio, siamo stati sempre tanti anni insieme, oggi l'ho visto. Ci sentiamo sempre, insomma... E io lo omaggio sempre delle sue canzoni, perché poi c'è sempre cantato questa canzone qua. Allora la prima canzone Due Prete Sole, poi dopo bisogna fare la manda e poi ci fermiamo. Ok, va bene, signore e signori, per le persone che ci guardano da casa siamo un po' chiacchieroni, ma continuiamo, va bene? Tony Miranda number one. Fatico solo
ci faccio a fare sta vita, non è così più per me. E non stresso ogni momento che sta storia da fornire. Lo saluto me ne manca, io mi affitto una da casa, pure a te che mi inguaiate, non te voglio avere più. Oggi bisogna mi fa l'amante, a roba parlano tutto quanto, in da sta casa ci manco solo, sanno che sempre non c'è sta pace. Oggi bisogna mi fa l'amante, mi sento giovane rido sangue, voglio far amore tutti i momenti, senza problemi, senza famiglia. Voglio tornare con Manu Aglione, che manicomio e che dolore, sti figli veri non so buoni, soltanto è qua la famiglia tua. Oggi bisogna mi fa l'amante, se non mi mette alcuna cante, in da sta casa non so nessuno, manca sto pane faccio paura. Oggi bisogna mi fa l'amante, forse si vive un poco meglio, voglio una casa in coppa montagna, non nessuno mi fa trovare. È passata una settimana, sta con mina brasiliana, come buona fa paura, quando santa mi ha sentuto, la solia stiamo abbazzendo, strana mamma e pure figlia, tutti i giorni era una guerra, ma chi mu facetta fa? Oggi bisogna mi fa l'amante, a roba parlano tutto quanto, in da sta casa ci manco solo, sanno che sempre non c'è sta pace. Oggi bisogna mi fa l'amante, mi sento giovane di tuo sangue, voglio far amore tutti i momenti, senza problemi, senza famiglia. Voglio tornare con Manu Aglione, che manicomio e che dolore, sti figli veri non so buoni, soltanto è qua la famiglia tua. Oggi bisogna mi fa l'amante, se non mi mette alcuna cante, in da sta casa non so nessuno, manca sto pane faccio paura. Oggi bisogna mi fa l'amante, forse se vive un poco meglio, voglio una casa in coppa montagna, non nessuno mi fa trovare. Voglio tornare con Manu Aglione, che manicomio e che dolore, sti figli veri non so buoni, soltanto è qua la famiglia tua. Oggi bisogna mi fa l'amante, se non mi mette alcuna cante, in da sta casa non so nessuno, manca sto pane faccio paura. Oggi bisogna mi fa l'amante, forse se vive un poco meglio, voglio una casa in coppa montagna, non nessuno mi fa trovare. Grande Cipriano! Una bella interpretazione, una canzone di Romilicci cantata veramente perfettamente bene da te. Comunque, ci divertiamo, dai! Pensaci bene, pensaci bene! Ha bisogno di parlare, ma guarda, ma allora. Io esorda alla mano, ne disse mai, disse sempre i figli miei, oh, perché la mano si, bravo, si deve andare a qualche parte. Bravo, Renato. Perché quando do l'amante, tesoro, mi compri qua, tesoro, mi compri, è bello quando mia figlia facciamo dice, babbo, mi vuoi comprare questo. Sì. Ah, che oh, ben no, bella, grande. Mo sono d'accordo con te. Dai, lasciamo spazio agli amici, ci sentiamo. No, fa un'altra canzone. Tu c'hai un'altra canzone. Allora, questa qua, sì, è un'altra canzone. Ma chi sì? Tu chi sei? Tu chi sei? Ma non può! Cioè, pensate a questo aneddoto, no? Cioè, ci mise un mese e mezzo per capire che chi si chiamava Renate, perché ah, lo chiamava sempre Carmine. Carmine, Carmine. No, vabbè. Allora, tu, questa è bella, bella, questa è bella. Dopo tanti anni ha scoperto che quello era il tu lo sai da quanto tempo io lo conosco a questo mamma signore? Mia. Da tanti anni. Sono stato uno dei primi a battezzarlo perché è venuto a fare la prima serata
al ristorante Partenope, ti ricordi? Bravo. E invece io sono stata la prima conduttrice questa è stata la mia prima conduttrice, abbiamo fatto un programma con Franco Moreno, Rosi Viola, Cinzia Oscar e che tu dica fa. Io sono stata la conduttrice del programma. Guarda, è all'altezza. Carmen Di Pierno, un applauso. Ma chi sì? Tony Mirante. Hai ragione tu, ormai mi sento schiavi chi sta amore. Torno quando vuoi e non saccio dicere mai no. Sai approfittare perché mi fai male e io ti perdono. Sì, sicuro di te perché sei buono che ti voglio bene. E vince tu. Ma chi sì, che ogni volta che ci appiccicamo mi sente impazzi. Con me tu non sei solamente pensiero, in da capo fai troppo rumore, senza te non mi sbatto il tuo cuore e mi senti muore. Ma chi sei che mi fai il tuo cuore si dice fra noi a davvero, ma contento sti pochi minuti che speranza che torna rimane, mi è tutto 100.000 parole e mi piace così. Pure si torna a soffrire. Fai quello che vuoi, ormai mi tratto come io fosse niente. E mannaggia a me, che non so te mi metto pure a chiangere. Non la vuoi fornire, ti divierto solo con sto bene. E quando abusi se dici tu non fanno male e vince tu. Ma chi sì, che ogni volta che ci appiccicamo mi sente impazzi. Ma perché tutte sere mi addorme e suona di porto con me. Tu non sei solamente pensiero, da capo fai troppo rumore, senza te non mi sbatto il tuo cuore e mi senti muore. Ma chi sì, che mi fai il tuo cuore si dice fra noi a davvero, ma contento sti pochi minuti che speranza che torna rimane, mi è tutto 100.000 parole e mi piace così, pure si torna a soffrire. Quando torna, saccio buono che ritorna mi fa male, ma rinda sto male, mi dice 1000 parole dolce che mi fanno impazzire. Tu non sei solamente pensiero, rinda capo fai troppo rumore, senza te non mi sbatto il tuo cuore e mi senti muore. Ma fai il tuo cuore si dice fra noi a davvero, ma contento sti pochi minuti che speranza che torna rimane, mi è tutto 100.000 parole e mi piace così, pure si torna a soffrire. Bravo! Bella, ma chi sì? Grande Tony Mirante. Tony Mirante. Questa che è nuova, bello. Sta canzone, non ce l'aveva una qua. Una gran bella canzone, complimenti, sì, veramente. Bella, diciamo bella. Che è stata battezzata anche qui su Partenope. Sì. Ma poi pure tu quando la canti sei bella, birbante, bella, ti dà questa canzone. E allora noi ringraziamo questo personaggio simpaticissimo, che io lo voglio bene. Ringraziamo tutti i fan anche e tutte le persone io. Che lo seguono. Un bacio grande. Lo stimo, è una bravissima persona. Un bacio grande a tutti quanti voi. Grazie. Che sei un grande, veramente. Grazie, Tony. Anche io la stessa
questa cosa. Signore e signori, grazie ancora, con noi Toni Mirante. Poi ricordiamo che domenica alle ore 17. Lo sai che ti amo, è inutile che tu ti in diretta. Alle domenica alle ore 17 c'è la replica. Ok, buonasera a tutti. Ciao, number one. Toni Mirante. Che bello, che bello. Io adesso praticamente è il momento di un videoclip, allora, perché c'è una grande amica mia che anche lei sta in Germania. La volta scorsa abbiamo avuto a che fare con un altro amico, Gino Pellegrino. Pellegrino dalla Germania. Sempre in Germania. Adesso ancora la Germania. È Anna, una donna. È Anna Maria Ferrara. Anna Maria Ferrara. E come facciamo con Gino Pellegrino? Ovviamente facciamo come di rito con Anna Maria Ferrara. Allora Anna Maria, se ci stai seguendo, sicuramente ci stai seguendo da chissà dove, quale forse piattaforma. Facci anche una telefonata. Chiamaci che noi interagiamo un attimino telefonicamente, come facciamo sempre con l'altro artista che si trova in Germania. E diciamo anche in Germania ci vediamo. E Anna Maria Ferrara, oltre che praticamente anche un'altra amica, è stata qui con me in Cantapartenope, anche in Number One, già l'ha fatto qualche programma con me. Adesso praticamente, poiché lei è in Germania per lavoro, c'è anche un'etichetta discografica in Germania, c'è uno studio di registrazione. In più Anna Maria c'ha pure una bella pizzeria, non so quante volte mi ha invitato, viene in un ristorante, ma a Germania. Ma sempre in Germania. Perché mangi via l'aereo, perché mi piglia paura. L'aereo mi fa paura a me. E allora approfittiamo di questo grande invito. Anna Maria, allora, Anna Maria. Il primo pezzo di Anna Maria Ferrara è molto bello, si chiama Senza libertà. Diciamo che gli arrangiamenti e le musiche sono state fatte da Vito Marotta. Per quanto riguarda il Ciao, testo. Ciao Vito! Vito per quanto Marotta. Riguarda il testo. Ti abbraccio! Andrea Sorrentino. Quindi mandiamo un bacio forte praticamente alla nostra Anna Maria Ferrara. Mettiamo questo clip che è veramente molto forte. Signore e signori, Anna Maria Ferrara, direttamente lei in Germania, noi da qui Senza libertà. Chiama clip. Anna Maria. Ciao Anna Maria, un bacio. Che ci ho a dormire, è troppo tempo che tu stai lontana a me. In del cancello cuore mio sta insieme a te e sta soffrendo perché non lo posso avere. Cuore mio, ma quando giorno e quando notte già contato per portare una carezza dentro queste lacrime. Senza libertà, dentro una stanza chiusa tu stai là, e pregati per tornare a m'abbracciare. Semana da passar, senza te non s'accce sta, non se va vivere. Se tu stai male, sto più male senza te, per questa vita vorrei stare insieme con te. Vida mia, posso accecare, non vedo l'ora che amo uscire. Per non sbagliare e per tornare insieme con me. Senza libertà, in una stanza chiusa tu stai là, e pregati che torna a m'abbracciare, per stare sempre con me e non malazzare. Senza libertà, semana da passar, senza te non s'accce sta, non se va vivere. Tinte fotografia da ciavazzare,
semana da passar, sem ceder, não se acessar, não se va a viver. Senza libertà, in una stanza chiusa tu stai là, e prega a Dio che torna a m'abbracciare, per stare sempre con me e non m'allassare. Senza libertà. Sì, sì, sì. E allora non vi preoccupate, Renato sta arrivando e all'improvviso mi ha chiamato, ha detto non mi dire, è andato a fare pipì. No, eccolo qua, eccolo qua. No, Renato, non dire bugie. Non, dalla Sicilia. Dalla Sicilia. Nora da rete, se tu bagni a fare pipì. Ve lo dico io, a me, vi fidate di me, mi credete e come dico io. Senti, voglio salutare una persona che ci sta guardando, Maria da Sorrento. Ciao Maria, ciao Maria. Poi dobbiamo salutare ancora un'altra bella persona, un artista. Lei praticamente si chiama Caterina Salerno, è di Cava dei Tirreni, gli mando un bacione. Ciao forte, Caterina, forte. Un bacio e un abbraccio, ma poi dobbiamo salutare, ecco, chi ci segue sempre. Ciao caro, io in diretta, il bello della diretta, salutiamo Tony Mirante, ciao, alla prossima. E allora adesso andiamo avanti, avanti e poi dopo continuiamo con i saluti. Ricordiamo sempre il nostro sponsor, Ecologia De Vita, Gennaro Parisi, Giuliano e Qualiano di Napoli, praticamente questo è un grande sponsor e salutiamo tutte le persone che praticamente ci seguono. E allora adesso è venuto un momento bello particolare. Un momento molto ma molto carino. È un ragazzino piccino, carino e canta bene. È simpatico. Diciamo, no, è una scoperta del nostro Cipriano. Diciamo ragazzino, così, dai. È un bimbo. È un principino. È diciamo un bimbo, così. No, è bello a dire un bimbo, bimba. Un bimbo. Allora, è un. Un principino. Un principino. Brava, mi piace. Ma stai studiando a casa, io studio, allora? Studio sempre, dalla mattina alla sera, non ti preoccupare. Allora, questa scoperta del nostro grande Ciprianone, perché per me Cipriano solo io posso chiamare Ciprianone. Allora, questa sera qui a Number One arriva anche un principino di 11 anni, se ricordo bene. Giusto? Non lo so, tu stai dicendo tu l'età. Chiamiamo questo principino, come si chiama? Dai, su. Signore e signori, Antonio Manzo. Eccolo qua, andò. Diamoci prendi il microfono, dai il microfono. Prendi No, questo prima questo qua, poi dopo quello, non ti preoccupare. Ecco qua, guarda com'è bellino. Ciao Antonio, eccolo qua, Maro, come sono bello. Andò, quanti anni c'hai? 11 anni. Hai visto? Andò, però tu mi devi dire una cosa importante, tu a scuola vai bene? Un po' è sincero. Prima la scuola e poi il canto. Io sono un po' molto tradizionale. La scuola è più importante, poi dopo il canto. Perché se tu vai bene a scuola, venendo meglio il canzone, addizione, ago, pucunce il canzone. Ho detto bene, no. Senza guardare, amico, parla con me. Parla tu, via, dai. Allora, Antonio, vogliamo spiegare al pubblico a casa che tu hai scoperto da poco questa passione per il canto. Giusto? Allora, non è proprio da poco, però, cioè, non è nemmeno da tanto. È da 3-4 anni che, cioè, cantavo a casa e poi mio nonno, cioè, giù c'ha tutte le cose per cantare e quindi un giorno tutti gli strumenti. Disse vieni giù che canti e poi da lì ho incominciato a cantare. Ma come è bello, perché è piaciuto, giusto? Andò, però tu mi devi dire pure una cosa. Ma tu seguivi lo Zecchino d'Oro? No, ma lascia stare su Zecchino d'Oro, lascia stare su Zecchino d'Oro, ma tu torna a provare. E sai perché? Ma ti spiego perché, perché lui ci canterà una canzone che non è napoletana. È italiana. Certo, allora scusatemi, lui ci appoggia. Non è canta canta nella cantina di un palazzone, 44 gatti. No, non è canta. Ma Zecchino d'Oro, mi abbracciamo allo Zecchino d'Oro per farti capire che lui ci canterà una canzone in italiano. Come si chiama questa canzone? Come si chiama? La nevicata del 56 di Mia Martini. Ah, nevicata del 56, chi sei nostro sto voglio. Questa è una gran bella. E ha iniziato per gioco che poi ha scoperto passione e ci va a cantare Mia Martini. Nevicata del 56, la grande Mia Martini che ci sta guardando dall'alto. E poi cosa ci farei ascoltare più? Il secondo brano te lo ricordi? Sempre gli uomini non cambiano di Mia Martini. No, e allora aspetta, gli uomini non cambiano. Pure è bellissima questa qua.
Mamma mia. Quindi ci dobbiamo fermare, che, allora, ci questo dobbiamo ragazzo, questo bimbo, questo principino, secondo me è un fan di Mia Martini, dice la verità. Ti piace Mia Martini? Sì. Che bello. Grande. Che bello. Questa è una bella cosa. Guarda, non è che dice, a me mi piace Kill, là tutto stupido. No, 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 no. Questo è un ragazzo molto, molto tradizionale. È deciso e con G su bambino. Poi dopo tu devi fare tre canzoni, eh. Poi e dopo ci torniamo di nuovo prima la terza canzone qual è. Va bene. Noi adesso ti lasciamo qua da solo. E noi ci mettiamo di là e ci dobbiamo dare questo microfono qua perché lui canta anche dal vivo. Eccolo qua. Ricordiamo questo particolare. Nevicata del 56 di Mia Martini, cantata da Antonio Manzo. Speriamo che andrà bene la neve che canta. Eccolo dai, qua, va bene. Vai, number Antonio, one, Antonio Manzo. Là, ci vediamo dopo. Che bello, ciao. Antonio, vai. Più vista così
quelli. La 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 la. Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Tu mi dici di sì, l'hai più vista così. Che tempi quelli. Ti danno tutto quello che
complimenti. Bravo, bravo, e complimenti, ma complimenti. Sei bravissima. Molto bravo, veramente molto, molto bravo. Dagli il microfono per parlare. Molto bravo, ha ragione, dagli il microfono per parlare, sì, perché questo è solo per cantare. Perché lui ha cantato dal vivo. Esatto. Ma com'è bello sto ragazzo. Io non ci pensavo, cioè è io bello. Stavo di là. Ma tu? Ti ascoltavo, ti ho ammirato. Però lui sai chi deve ringraziare? Lui deve ringraziare al nonno, è vero o no? Dici la verità. Sì, perché io nonno tenevo tutti gli strumenti. Però poi mi hanno detto una cosa, al di là della regia, che ho io lo stavo ammirando. Cosa pure io. Una cosa bella. Che dice, anche la tua mamma sa cantare molto bene. Sì. È vero o no? Allora è venuta la mamma. Oh padre, non sa ci stava cantando. Oh padre, e tuo papà sa cantare? No. Ma ti fossero un apo tuo padre? Sì. Ah, e questo è importante, che è tifoso. Vabbè, dai, non questo... canta, ma è tifoso, quindi lasciamogliela passare questa, dai. Bravo. E questo lo dobbiamo dire a Mario Guida, che ci sta seguendo, un nostro coordinatore. Ciao, guarda com'è Mario! Bravo questo bimbo, cerca di inserirlo. Mario è uno che Mario, si organizza questo, eventi importanti. Questo è per te, perché devi sapere che il nostro carissimo amico, stimato Mario Guida, inserisce a tutte con le due, Rai 3, anche con quella, lui, con Jerry Scotti per i bambini, sì, quindi tutti, insomma. Allora Mario, so per certo che ci stai seguendo e so sicuramente che hai ascoltato attentamente la voce di questo meraviglioso bambino, quindi ti raccomando, nell'occasione adesso io voglio salutare ancora un altro amico, Sasi Riccardi, che sarà ospite la prossima settimana. Ciao, che Sasi. Verrà con tutta la truppa della Fiction che stanno facendo. Finalmente ossia, dimmi, vai, dimmi. Ciao Sasi Riccardi, dai. Io un saluto oltre a Sasi e a tutti gli artisti che intraprenderò questa emittente. Voglio salutare il nonno di questo ragazzo. E l'ho detto pure io adesso. No, ma io personalmente. Vabbè, ma Cipriano è Cipriano, perdona, io, voglio salutare. Cipriano voglio fare, forse devi capire. Come si chiama il nonno di questo bel piccione? Antonio. Ha lo stesso nome, presumo. Antonio. Allora, nonno materno. Nonno offesa a noi e tanti altri. Materno. Allora, chi si tiene pure a suppondere o no? Scusatemi, così si usa, no? Noi il popolo partenopeo, sì. È normale, un nonno si chiama Antonio, lui si chiama Antonio, è normale che adesso un nonno paterno, no, perché si usa, no, proprio a volte capita pure che Antonio è la mamma, cioè chi la devi prendere un cognome, non sbagliamo, ma qua difficilmente perché giustamente un padre ci la mette nome papà, no, non è così, nome del nonno, non è più Antonio. Così cagnene nome, no, lascia stare a me, io lo vorrei chiamare Edoardo, Clotilde, Pasqua e Ciruzzo Castellano, cioè, quando... è per farti capire come dai, è fatto. Comunque lui si chiama come il nonno Antonio Manzo. Un bel nome. E questo fa piacere. Onore al nonno, onore al papà, alla mamma che ti hanno portato. Ma quell'altra canzone, qual è Andò? Sei telefonando di Mina. Qual? Sei telefonando di Mina. No, io subito la devo ascoltare. Ecco. Mario, ti raccomando, è per te, ascolta attentamente. Che bello, guarda. Ti lasciamo? È bello perché poi è, torniamo di nuovo. È un principino che scelta delle canzoni un po' difficili, che uno non se l'aspetta. Molto questa difficile. Già si vede che il bimbo, il principino, il ragazzino ce l'ha. Fatte sue. Stavo... E allora, stai telefonando. Antonio, stai telefonando, vi raccomando, ascoltate che canta dal vivo. Antonio Manzo, number one. Yeah.
bravo Antonio, bravo Antonio, number one, grande Antonio, che bello questo, ma come si bello, ma no, sei bello, ma quanti sei baci ci hai dato a Sant'Antonio, secondo me se tu scusassi, ma ci vengo pure lo bello, allora ciao. Tu lo sai bene, no? Allora, parlam, creatura e parlare. Ah, un micro per parlare. Ah, sempre Antonio. Siamo sempre impreparati. No, perché, non lo so. Allora, il se fatto che lui te, canta zero, dal vivo, hai capito? Allora, sì, l'ho ammazzato di baci, perché io amo i bambini, adoro i bambini, e chi mi conosce lo sa. Che io non amo i bambini. Ma io assai, ah. Ma vado nessun bello faccio. A proposito, stiamo facendo una bella cosa di solidarietà, molto bella. Sì. Il nostro, io lo dico in diretta, una cosa, diciamo, nel sociale, per aiutare un'associazione. Ma da ci richiama, che ci priamo di... guarda là, perché stai dicendo una cosa importante. No, allora, una bella, diciamo che una cosa sul sociale, che tutto il devoluto sarà proprio per i bambini poveri, e il nostro Cipriano, con un parroco di una parrocchia che poi ti farà sapere, presenti tu tutta questa bella cosa. Ma io già lo sapevo. Lo sapevo, sei sempre l'ultimo a sapere. Io ti ho fatto parlare apposta. Apposta. Ma effettivamente io lo sapevo, perché Ciprianone già me l'aveva detto questa cosa. Ah. Sì, sarò io a condurre questo grande evento che hanno organizzato per questi bambini bisognosi. Ne sono fiera ed orgogliosa, e con tanto amore e piacere ho accettato. Ok, bravo. Allora, bravo. Noi salutiamo questo bel bimbo. Noi ti salutiamo. Antonio Manzo, number one. Vederti presto. Ma sicuramente, va bene. Perché a noi è piaciuta tantissimo la tua voce. Senti, però noi parliamo sempre, noi facciamolo dire qualcosa a lui, ah? Di qualcosa, andò. Ti è piaciuto questa, sì. Ti piace questa televisione? Sì. E poi ci mi inzeppata a me, noi dice sì o no, ci sì. Inzeppata a me, ti piace questa televisione? Sì. Allora, un ringraziamento alla TV, ma tu devi ringraziare una persona da casa che ti sta guardando. I prima, chi ha già nominato? Chi ha... Nonno. Come si chiama questo nonno? Antonio. E ci vuoi dire, nonno Andò, grazie di quello che hai fatto per me, dillo, chi mo si emoziona, nonno, tu ti dà una bella scintilla, senta a me, vai, dillo, 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 Antonio, vai, dice, vai. Sì. Nonno Andò, ti ha già piaciuta? Dica al tuo nonno, falla in diretta davanti a tanti telespettatori. Nonno, grazie di quello che hai fatto per me. Uè, Gerisho delle Catarisce. Babbo, fai vai, Antonio, vai. Cioè, allora, grazie perché mi porto sempre da tutte le parti dove si canta. E quindi sa che a me piace che mi canta, e quindi cioè, sa che mi piace cantare e mi porto dove voglio. E allora, guarda là, dici nonno. Dici. Nonno, ti voglio bene. Bravo, bravo Antonio. Bravo Antonio. Però, aspetta un attimo, però. Diciamo i nonni sono tutto sé, è il nonno di mamma, come si chiama? Babbo, ma come già mette? È un angelo del cielo, vabbè, è un angelo del cielo, come si chiama? Come si chiama? Giuseppe. Giuseppe, nonno Giuseppe ti aiuta da là. Ma quanto sei caro. Quando mi hanno solo pure chi è morto, sono meglio dei vivi, ciao. Aspetta, però io credo molto in bambini, ma io ti piaccio? No. Beh. Visto che stai sfruttando, hai visto? Per l'ultima volta che ne faccio tra sicchiucca, ti piaccio? Bravo, bravo. Bravo, hai visto? Dai. Ciao Antonio, grazie. Ma non è vero, perché lui guarda, mi guardava così. È scherzoso. Allora, vi siete preparati? Voi vi preparate dietro le quinte? Ma non è vero, noi non prepariamo niente. E adesso arriva una mia grande amica, number one, che tra poco uscirà un pezzo veramente molto bello, speciale. Fammi parlare un po', fammi dire quattro parole, non passa mica amica, voglio bene. Allora, un pezzo veramente molto bello, è un'artista brava, la conosco da una vita, è un'amica di sempre. No, fatti l'amante, non ne amante. No, questa no, che no. L'intera amica che uno va bene. E io la presento qui. Bella. Si chiama Tina De Santis, eccolo qua. A number one, Tina De Santis. Tina, prendi questo microfono. Buonasera, prego. Buonasera. Tutto a posto, Tina? Tutto benissimo. No, Tina, ma dici a me, quando io faccio una canzone devo ballare un po', però mi devi aiutare pure tu a ballare. E certo. Perché quando stavo io con l'amico, che lo salutiamo, Tonino Migliore. Ciao, ciao Tonino. Tonino. Ciao, Tonino. Ciao. Faceva una canzone, come, vabbè, tu ne facevi più e uno. Qual era quella là che noi Resta ballavamo? Resta con me. Resta con me, ballavamo, ritmo, pure che percussioni, poi giocavamo noi. Era bello, mi devi credere, facevi cose belle. Sì, bello. E allora, quindi ti ha proposto, proposto di fare la coreografia. Ma fa pure per che Isaccia ballano poco alla giornata a volte, sai, queste cose. Capito? No, balli bene. No, ma ci sta prendendo poco Napoli e mangiando un secato nero. Ma perché parliamo, scusa, ne ha pareggiato? Una squadra che ha perso 13 partite, una ha perso l'altra, arriva ogni Napoli vi fa pareggiare. Vabbè, il suo solito fare. Brava, del Napoli. Ma tu sei tifoso del abbiamo... Napoli? Certamente, io ho fatto pure un programma sportivo. Tina, sei tifoso del Napoli? Sì. Dice che sì,
Renato, scusa, tantissimo. Cioè io a tempo indietro comunque ho condotto un programma sportivo e se non sono tifoso Napoli, perdonami, di chi devo essere tifoso? No, a volte ci sono pure dei giornalisti, specialmente chi li capelli in Runord, che ne facesse mai venire a Napoli. Cioè se non acchiappi i soldi fanno aprire sul tifoso Napoli, poi andare a fare chi ti fa a Roma, chi ha a Juve e chi all'interno. Giornalisti vero. Napoletani devono stare a Napoli. No, questi qua di Torino, di Milano, vengono a Napoli, vengono a Fivi, c'erano i 3-4 cilindri, e come hanno fatto l'un Napoli. Lo so che stai arrabbiato, stai arraggiato, no, ma non torniamo. Non è che sto arrabbiato, è così, è la verità. Hai ragione. Parliamo di Tina. Allora, Tina, allora, ditemi tutto. Allora, ovviamente tu ci farei ascoltare due brani più uno. Sì. Una lua, quindi... dici quando sei nata artistica. Aspetta, no, beh, non ti preoccupare. È un attimo, cioè, ma da rumbro sempre l'over in due panni. Vai. È troppo una storia lunga. Sì, quindi no, meglio... allora, dicevo, questi due brani sono scritti per te, sono cover. Sono cover. Ecco, poi ci stiamo arrivando, piano piano. So, ovviamente, che canti ormai da tanti e tanti anni. Sì. E sei ritornata qui, perché si ritorna sempre dove si è stati. Spesso, te, certo, no? Certo. Però questo è il primo anno che conduco con te, se permetti, sto facendo un po' di confidenza, Renato, perdonami, perché poi io mi devo informare dell'artista, scusami, ha avuto una cazziata in diretta. Una cazziata in diretta. Allora, no, noi scherziamo, sì, lo so. Giusto in armonia un po' il pubblico. Quindi, canti ormai da tantissimi anni, sì. Torni spesso qua. Sì. Io ho la fortuna adesso di conoscerti e spero di rivederti anche per me lo stesso. Sempre, insomma, mano a mano che andiamo avanti. E allora, quando è partita sta passione? Oh, da piccola. Ecco qua. Come l'hai scoperta? Chi ti ha scoperta? Mio fratello, perché lui anche stava nell'ambiente musicale, però ora non c'è più e quindi io poi ho continuato. Mi è sempre piaciuto. Sì, mi è sempre. Però, io ci sono proprio nata. Chi dice no, l'ha scoperto mia mamma, l'ha scoperto mio padre. È la prima volta che sento l'ha scoperto mio fratello. Però, bello. Complimenti, veramente. E complimenti ancora che poi hai portato, insomma, questa passione avanti. Certo, fino a guarda che bella tale e quale di stanno. La tale e quale sei per la fotografina. Poi da una tale e quale stanno facendo una bella fotografia. Freddy foto che ci immortala dappertutto ormai, in qualsiasi posizione. Poi magari quando non ci saremo più non ci viene a fotografare no, per metterla spesso, sulla lapide. Mi ha chiamato stamattina, ha detto io questa sera sono dei vostri, sempre desiderato. Sì, ma prima chiama a te, chiama prima a me, quindi vabbè. Non ti insegnare. Allora, cani andiamo avanti. Ma quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Il cartello la volpa qua facciamo. Sì, sì. Passate di chi è la volpa e chi va. Ecco qua, allora noi ascoltiamo le prime due cover. La prima... Come un minuto d'amore di Ida Rentano. Che saluto! Ciao Ida, un bacio! Un bacio anche da parte mia. Palla partena per spaccato, devo dire la verità. Sono contenti perché lo poi... sai quanto ti voglio bene, ti stimo, sei una grandissima donna, è una grande artista. Io per esempio la amo di bene perché è una grande amica mia. Veramente. Guarda, è eccezionale, è una donna stupenda, eccezionale. Complimenti ancora per la tua mega festa perché lei ha festeggiato i suoi tanti anni di carriera. È stato bello, e devo dire la verità. In abiti un po' particolari, bellissima come sempre. Voglio salutare anche Pino De Carlo. Ah, Pino De Carlo. Dove sono andata a fare gli arrangiamenti. Pino De Carlo. L'avevo fatta Pina. No, io ho fatto Pino che ci sta guardando e ci vediamo sabato, Pino. Ok, salutiamo il nostro grande amico Pino De Carlo. Voglio mandare un saluto a Enzo Valentino che mi sta guardando. Ciao Enzo, dice che hanno un saluto Maia e adesso devo salutare a Enzo Pisco, ma a tutte le persone che seguono i Number One, perché è un programma. A Carmine Frungillo. Ah, Madonna, ma mi ha mandato un messaggio. Mi sono ricordata. Ciao Carmine Frungillo, scusami. Io. Mo tra il 22 e 23 farà un grande evento con Tony Mita, mo lo dico io, sì. Qualcosa di bello che dà un'anteprima, una bella ciliegina per l'altro programma che deve iniziare sempre qui su Partenope TV a febbraio. Bene, va però bene? Ci anticipa qualcosina a dicembre. Sì. Allora parliamo di Tina, allora le tue canzoni, Un minuto d'amore, quell'altra? Quell'altra, Cipriano, quell'altra? Quell'altra, quale passi? Quando andava la Cipriano? Notte in bianco. Ok, Notte in bianco di Nino D'Angelo. Secondo me si va dormendo. Bene, si mangiava, lascio stare. Allora, Un minuto d'amore e Notte in bianco. Signore e signori, canta Tina De Santis. A number one Tina De Santis, prego, andiamo. Grazie. Vuoi ballare qua con Tina? No, dopo, è la terza, dopo, è la terza. Sorpresa, la terza canzone, più bella. Oh,
all'improvviso, per una notte qui. Poi ti alzi, ti vesti in silenzio e sparisci così. E non ti chiedo mai se poi ritornerai o quando ti rivedrò, se una risposta ce l'hai. Ma tu però mi prendi tutto, sei come fuoco nel mio letto, bastardo bello maledetto, e maledetta io che amo te. Ripeto cose che ho già detto, i segni chiari dell'effetto di questo mio amore matto, tanto da dimenticare che sai far male da piangere ed io non so dire di no. Aspettarti ancora per una notte qui, vale tutta una vita, un minuto d'amore con te. E non ti chiedo mai se poi ritornerai o quando ti rivedrò, se una risposta ce l'hai. A me stessa non lo voglio avere, si chiama non risponde. Ma poi in dolietta non riesco a dormire, ma manca già rin dall'aria. E quella voglia di averti vicino mi fa una rabbia nel cuore. Scende una lacrima e va sul cuscino del mio grande amore. E singhiozzando con mille parole mi trovo sull'indo e lanzolo, aspettando che venga rimane, mentre la notte più lunga si fa. E aspetta l'alba sperando che torna e marisce una sola parola, e nel bianco di queste lenzuola te pierdo con me. La solitudine più amica si fa di questa mia notte in bianco, e la tua immagine che non se ne va a sto pensiero ormai stanco. E questa voglia di averti vicino mi fa una rabbia nel cuore. Un'altra lacrima va sul cuscino del mio grande amore. E singhiozzando con mille parole mi trovo sull'indellanzola, aspettando che venga rimanere.
te pierde con me. Bravissima Tina, grazie. Complimenti, bella interpretazione, due belle cover sia di Tarentano che Nino D'Angelo, quindi due grandi big della canzone nazionale e anche napoletana. Certamente, certamente. E allora, ti stanno guardando un po' di gente da casa perché arrivano telefonate, sì, sì, sì. Hanno arrivato le telefonate, ma Tina non ci saluto, ma devi salutare qualcuno. Allora, saluto la signora Cristina, la quale con cui lavoro. La salutiamo, signora Cristina. Un bacio Cristina. Grande. Poi saluto mia sorella, mio cognato, ciao, il piccolo sorella, Gianni, mio nipote, bacio, e tutta la caserma dei carabinieri di Mondragone. Mi associo anch'io, e anche a tuo cognato. E noi ci associamo a tutti questi, a queste bellissime poi persone, a tutti i miei colleghi di lavoro. Ti sta guardando tua sorella allora? Sì. Mando un bacio a te, al marito e anche il, come si chiamava quello che piaceva Galletta, il figlio? Antonio. Ciao, mio Antonio, nipote Antonio Oriolo. Sì, 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 sì. Mia figlia con la sua amica della Germania che ci ha dato il link per farci vedere. Beh, ci stanno guardando. Un bacio a Pasquina alla Germania. Anna Maria Ferrara, grazie a Gino Pellegrini. Ah, la mia parrucchiera Daniela, chi la sente se no? Hai detto bene, il fatto bene, più e poi vabbè, se dimentico qualcuno scusatemi. No, poi magari appena che appunto ha cantato la terza canzone può essere che ti ricordi di qualcun altro che devi salutare. Tu devi pensare a una canzone che lei che fa, che si chiama Resta con me. Assume a tre quarti di canzone, perché non dico tutta la canzone perché va, no, tutta la devi fare, e se tu vuoi il mio male mi fa fare la cartella. Ah no, la cartella no, quando a tre quarti di canzone, quando a tre quarti di canzone arrivi o venga inizi un po' a ballare, va bene, va così. Bene, ok, la canzone si chiama Resta con me, signore e signori, e Tina De Sentis number one con Carmen Di Pierno, Renato De Carmine, merci beaucoup, molto grazie, prego. You're my love.
ma sai chi sembra? Oltre che lei è molto brava. Brava, complimenti. Ma io parevo Luria, abbonandomi con Luria. Ma io intanto complimenti. Grazie. Grazie, brava, veramente, brava. Ci ha fatto divertire dall'altro lato, anche perché ha avuto fortemente la presenza di Renato coreografando questo brano che tu hai cantato. E devo dire la verità, abbiamo riso tanto. Io gli ho dato questa possibilità di sfugare con pasta. Hai sfogato. Ha già sfugato. Balli bene, lo sai. Ballo per bene. L'età che hai, balli bene. Ballo bene. Ma io mi vado alla gionda a volta. A volta quando c'è la pepe di sabato si faceva così. Stasera sbaglio o c'ha un qualcosa di John Travolta? Sì, sì. Sotto la voltina. Anche il capello un po' travolto. Sono diventata bella una volta. Di questa porzione anche a noi pochi ingredienti. E allora grazie alla nostra bella Tina De Santis, io ti ringrazio, ti voglio bene, grazie, ti amo anch'io. Di spero e di poi rivederti presto. Aspetta, domenica ore 17 ci mettiamo a e ci guardiamo la replica. Puoi salutare a qualcun altro? No, non dimenticare per una... Rosa, tua sorella l'abbiamo salutata, tua figlia il marito l'abbiamo salutato. Ah, ma salutato a tutto qua. Grazie. Ma anche al tuo agente che ti accompagna. Ah, sì, a Maurizio Arena. A Maurizio, con tutta la sua famiglia. Maurizio, ciao, ti giusto, salutiamo. Giusto. Ma pare che io mi scordo, io sono qui che mi ricordo tutte cose. Dico poco la verità. Un bacio alla regia. Salutiamo a Maurizio Arena. Allora, queste cose succedono e che ben venga alle persone che non hanno niente da pensare. Ecco perché tu è così. Tina, che sarà funicaria pure. Questo è l'ultimo programma che faccio con Carmen. È l'ultimo. Non è vero, perché è l'ultimo, è l'ultimo. No, non è vero, perché diciamo che sbroglierò più cose. Mamma mia, ma tu stai indicando. Allora, così sono nuda e cruda, sono limpida e cristallina. E adesso però cose. Arriva una cosa bella, perché arriva di nuovo la nostra bella Anna Maria Ferrara dalla Germania. Ah, di nuovo un'altra clip di Anna Maria. Cosa ascoltiamo? E allora adesso volta. La clip Tu si tutta vita mia. Tu si tutta vita mia. Che questo qua è stato arrangiato, musicato, praticamente tutto. Autore Vito Marotta, che lo Vito salutiamo. Marito, ciao Vito, ti abbraccio, ti Anna Maria bene. Ti voglio bene, gustiamo questo clip perché è veramente molto bello, devi dire la verità. Bene, però invitiamola ancora una volta, se ci sei batti un colpo, telefona. Ti chiamano e ti rispondiamo 081 509 24 44, facciamo una bella diretta dalla Germania come l'abbiamo fatta la volta con scorsa con Cino Pellegrino. Noi stiamo qua, vi accogliamo con tanto amore, con tanta serenità e felicità. Tu sei tutta la vita mia. Anna Maria Ferrara canta per tutte le persone che ci stanno seguendo, anche lei ci ha fatto tanta pubblicità in Germania ma in tutto il mondo. Grazie di cuore, gustiamo questa canzone, testa, arrangiamento e musica del maestro Vito Marotta. Ciao Anna Maria, ti voglio ciao, bene. Ciao Anna Maria. Sei tutta la vita mia. Ciao. Number one. Dopo tanti anni fatti di delusione, io conoscetto a te, amore mio, tu mi hai cagnato che stavi e spergasi pazzi me, perché non vivo un minuto senza te. Trasude in da stupore, io senza te non posso stare, ma soffrisce insieme a te, perché sei tua felicità, e mo gastongo insieme a te, che stupore mi devo regala. Tu sei tutta vita mia, e si affuoca amore mio, casa piccia in vietta a me, e solo tu puoi studare, perché sei tu l'amore mio, e ti giuro da te sposa innanzi a Dio, muresse senza te, sei tutta vita mia, sei l'universo mio. Tu sei amore forte.
bamba, tu sei il sole rinda a me, pega luce insieme a te, so felice perché mo stai con me, e si trasuda in da sto cuore, ti sente che non posso star, ma so felice insieme a te, perché sei tua felicità, e mo da sogno insieme a te, ti sto cuore mi voglio regala. Tu sei tutta vita mia, e sei un fuoco amore mio, casa piccia in vietta a me, e solo tu puoi studiare, perché sei tu l'amore mio, e io giuro che ti sposo innanzi a Dio, sei l'universo mio, sei tutta vita mia, muresti senza te, perché sei tu l'amore mio, e io giuro che ti sposo innanzi a Dio. Gran bella canzone, che bella, che bella canzone. Complimenti alla nostra Anna Maria Ferrara. Complimenti Anna Maria. Ciao Anna Maria, ti voglio bene e ciao, un bacio forte, però ti aspetto qui. Allora, tra pochi giorni scende anche a Napoli. Bene, lui l'aspettiamo. Ciao, allora Maria. Renato. Sì, dimmi. A Number One succede anche questo. Tu che dici succede? Che cosa? Dimmi succedono che delle cose così friend in francese, che a volte dimentico io, poi dimentichi tu, poi tu ripigli a me, insomma, ci perdimo, ci acchiappiamo, ci via. Ok. Allora, noi abbiamo bisogno di la nostra regia, ovvero Cipriano, perché di fare noi dobbiamo degli auguri. Fare degli auguri e facciamo tantissimi auguri a Tony Mira. Gli facciamo tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Tony. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, che bello. Tanti auguri a te, che bello. Auguri Tony, auguri Tony Mirra, voglio salutare. Buon compleanno, manca un anno per essere, io già gli ho mandato gli auguri su Facebook, tra un anno è maggiorenne, perché ho sentito anche il papà Costino, che lo saluto, ciao Costino, la mamma, tutto... No, gli auguri di 18 anni, no, il papà su Facebook ha scritto, manca un anno per i 18 anni, sapete che si può pensare la preciso il nostro Renatino, attenzione prego dalla Germania, Anna Maria, Anna Maria, pronto? Ciao Anna Maria, buonasera. Anche lei. Ciao, che grande piacere. Anna Maria. Hai visto quando le invita a chiamare? Anna Maria, come stai? Bene, tu come stai? Bene, grazie. Intanto complimenti per questi due brani che abbiamo ascoltato fino ad ora. Tra poco ascoltiamo anche il terzo. E complimenti per la tua voce e l'interpretazione di queste canzoni, insomma di questi brani. E anche del videoclip, perché mi sono piaciuta assai. No, è brava. Oltre che Anna Maria, anche lei di casa. Anna Maria di solito viene sempre in estate, perché lei in Germania c'ha una piccola casa discografica che c'ha una, c'ha un bel studio di registrazione. Poi lei c'ha anche un ristorante, quindi in estate Anna Maria ci viene a trovare. Prossimamente sarò più spesso a Napoli. Lo so. Quando tu sarai qua a Napoli, ti raccomando, vienici a trovare qui negli studi, perché a noi fa piacere accoglierti a braccia aperte. Anna Maria, ti piace questo programma? Ti è piaciuta l'impostazione anche dei clip? Sì, è bello. Ti ringrazio. Ma che hai fatto? A me, Anna Maria, non lo so, ma che ne sai, Anna Maria, ma che ne sai? Ho fatto una poche, ho fatto un po' che lì fattinga, no, io ti dico una cosa, non bevo,
non mi drogo, non l'unica fumi. Cosa non fumo, non fumo. Non e c'è... non dice parolacce. No, i paroli dica. Però l'unica cosa bella, piace, che uno si deve mantenere sempre in forma, che è importante. Ovvio. Oggigiorno è bello. Ovvio. Dobbiamo essere giovani. Ma tu sei bellissima, siamo Anna Maria, giovani, sei giovani. Eterna giovane, sempre bella, fresca, tosta. Anna Maria, faccia, ti aspettiamo a Napoli, va bene? Okay, una Anna Maria dalla Germania. Ciao Anna Maria, Anna Maria, che parte? Anna Maria, che parte della Germania? Che parte della Germania? Okay. Ok, salutiamo tutti gli amici di Krepers vicino ciao, a Düsseldorf. Ciao, ciao, ciao Anna Maria, presto. In tedesco, l'unica parola che so, Afidesen. 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 Ciao, buonanotte, buona Anna Maria. Ciao. Allora. Adesso arriva un grande personaggio, grande amico mio. Però prima mi presenta a questo Ah, dovevamo dare gli auguri a Tony Miglia, gliel'abbiamo dato. Voglio salutare a Carmine Frongillo, poi voglio dire una cosa, tra poco, imminente a dicembre, il 21-22, non lo so bene sul palinsesto, io ci mi racconto un programma dedicato praticamente a questo ragazzo Tony Miller, che si racconterà tutta la storia, ma grazie anche alla produzione del mio carissimo amico, mio Carmine, grande amico Carmine Frugino, che ha una bella stima di te, ti giuro. E io parla stimo molto lui, bene. È una stima reciproca, è Carmine, che, grazie. Chi sei come me, Carmine Frugino, dici cosa faccio. Quindi, mo, che bello, che bello, è proprio le persone che piacciono a me. No, ha detto a me, questa ragazza sta bene con te, andate bene, siete grazie, bravi. Grazie, troppo buono. E questo fa piacere. Ci ha dato una bella scendevola a Carmine e ha detto tutto. Carmine, ti raccomando, ti vogliamo ci bene, vediamo. Carmine. Ah. Dividiamo questi 100 euro, eh. Però io ti dico una cosa, che mercoledì, giorno sì, 15, sì, il nostro Tony Mirra sarà con noi in number one. Bene, così ci sarà, lo teniamo anche qui come ospite, che cosa bella. Che poi tanti giovani belli, c'è anche Diego D'Amore, bravo veramente, poi c'è sta pure Sasi Riccati con tutta la fiction, tutti gli ospiti. E speriamo a questo ciao, punto Sasi, che Tony verrà accompagnato da Carmine, così finalmente lo conosco di persona. E Carmine a volte speriamo, c'ha un po', no, lui è impegnato per il suo lavoro, questo è, io spero così lo puoi conoscere. Vabbè, dai, volere e potere, Carmine, questo è un annuncio per te. Se ce la fai, se poi vieni qui in studio, che ti voglio conoscere di persona. Okay. Allora, ciao Carmine, un bacio forte. Aspetta, scusami un attimo, mo mi ha fa però ti ma chiama su, lo chiamiamo subito, solo una cosa, io voglio ringraziare con tutto il cuore il carissimo Mario Capasso. Sì. Tu dici perché? Ti ha portato un panino e te l'hai mangiato. Mi ha portato, ragazzi, un panino che devo dire, tu lo sai, io dico sempre la verità, in 46 anni che ho, non ho mai mangiato mozzarella e ricotta in mezzo al panino. È bello. Bene, grazie a Mario Capasso questa sera ho mangiato mozzarella ed è buonissimo. Ma ti senti bene ancora? Scusi, ti senti ancora bene? Mi sento benissimo. Ah, vabbè, apposta, mi sento pure rigenerata. Okay, mi sento ancora leggera. Grazie Mario. Grande grazie Mario, mille per il pensiero. Poi, ma sto ragazzo sta in attesa. Vogliamo chiamare a questo grande amico allora, mio che è bravo. Number one. Annunciamo con noi a number one questa sera Jenny Forte. Eccolo qua. Prendimi qua Jenny. Prendi il microfono. Grande Jenny. Ciao Jenny. Io a questo ragazzo, guarda, mi vuole proprio bene, me lo so cresciuto, era così lì, veniva a Fabrizio Ferro, è vero o non è vero? Sì. Veniva con la mamma, il papà. Saluta mia mamma Luisa Farina che sta fuori da signora Gisella. Luisa, buonasera, che lo ti accompagna sempre da al tuo papà. Al mio papà Pasquale. Gli mandiamo un forte saluto, pure che tifoso lo Milan, ne fa niente, no, va. Allora, perché allora, a mio Milan mi sei messo in bari. Che ti fa la squadra che vuole. Non dice la così, ma tu sei tifoso lo Napoli. No. Come no? Bravo, bravo, dai, andiamo d'accordo. Però obiettivo, guarda, ha detto una bella cosa. Però tu devi ringraziare. Napoletano, però ovviamente. Devi ringraziare il tuo papà e la tua mamma e ci sta pure zii tuoi che avendo sempre. Ciao zio. Tu scuro, tu zii tuoi che sapo. Anche mio cugino Raffaele. Raffaele, chiaro, tutta la famiglia, non sappiamo ricordare. Tutti qua. E salutiamo diciamo che quanti. Anche tuo zio sa cantare ed è bravo, sì, io l'ho sentito qui a... poi diciamo che lui è sempre quasi presente in Canta Partenope, sì, come il giorno 20 anche lui farà parte di Canta Partenope, sì, e daremo un numero per tutte le persone che vogliono contattare già Jenny Forte, diamo questo numero che ti posso contattare per feste, tutto quello che vogliamo fare, sì. Poi tu l'hai presentato, diciamo allora, dove l'hai Renato, presentato. Renato, ti volevo dire adesso, quando lui ha insomma salutato la mamma, la signora Luisa, il papà e quant'altro, no? Ma che ben venga, che bei genitori, perché lo accompagnano
dove ovvero viene invitato, come, certo, come ben sai, io ho presentato, certo, certo, il premio Sole in Avola al Troisi, no? Due, sì, serate, e lui era stato presente, è una bella cosa, lui è stato bene, si è poi esibito. Ci siamo visti alla Sbrisolas, sì, ci siamo poi visti. Ci siamo visti alla Sbrisolas, insomma ci, vediamo, ci stiamo vedendo un po' spesso, è bello, è bello, sta cosa mi puzza un po', e ci stava anche Enzo Di Domenico, allora, maestro, diciamolo, sì. Enzo Di Domenico, sì, che? C'è stai pure Enzo Di Domenico, non sì, stiamo parlando ciao in maestro, stiamo parlando in un grande, allora, maestro, salutiamo, al grande maestro Enzo Di Domenico, bravo, che in pratica in occasione dei suoi 80 anni al Troisi è stato creato questo evento, nato il padrone Gio Calabria, e in occasione degli 80 anni del maestro è stato messo su questo mega evento di due serate, un premio Sole Napoli, che è stata poi tra l'altro la seconda edizione, ma già faccio, allora, allora io saluto il maestro Enzo Di Domenico, saluto Gio Calabria, vi voglio bene, vi amo. Renato, parla te. Quando ti hanno dato? Ti hanno dato qualcosa? Ma non mi puoi passare. Non è una spiata l'attestato, vero? Detto, e lui ha preso l'attestato al premio Sole Napoli, non è poco, dal bella, maestro Enzo Di Domenico. Quando, sì, ma lo so, perché è una bella cosa che si è parlato tanto di questa, però adesso ti, sì, dico ancora un'altra bella chicca, che questo programma, che c'era anche lui, altro, sì, dice, eri tu e il maestro Di Domenico, andrà in onda su questa emittente. Quindi stanno, sì, preparando tutto il montaggio, così ti puoi vedere, è una bella soddisfazione, sì, anche per te. Perché ci vediamo, ci possiamo vedere. Ecco, ma no! Quali sono le tue canzoni? Stella, allora, vorrei cantare Me son innamorato, lui si mi fia. E su, poi dopo ti chiamiamo e parliamo un po' e facciamo. Ma ci vuoi vedere un'altra volta? Sì. Allora, canti prima due canzoni e poi ci virano a tavola. La prima canzone? Me son innamorato. La seconda? Lui si mi fia. Stop. Ma dopo, okay, veniamo e prepariamo la testa. Signore e signori, number Jenny one. Forte, è lui, Jenny Forte, number innamorata one. Grazie. Prego. Quando ti in vacanza conoscimmo in tuo stesso quartiere, ci siamo cresciuti. Tutte sera coppo balcone, uno sguardo mi arriva sto cuore, mi mancavo coraggio e parole, per dircelo in faccia che ti voglio bene, se una femmina non si creatura, ne sapevo che proprio per te, non è una buci, e ti regala vitamini. Sono innamorata, vivo solo te, ma da quanto tempo te volevo far sapere, te ne vinto volo, e morire te. Ma sono innamorata, sposa da con me, fra mille innamorate, a ci scegliu da te. Sicuro tu ci tieni a stambore, siamo e tu ci tieni. Quando a volte la ci immaginate una chiesa e una casa, un figlio con te, mi conoscerà sempre tu sai, insieme a me non può piangere mai. Finalmente sto sogno avverato, mi sono cresciutato in da felicità. Quando amore che ti voglio ora, dopo me sia più bella realtà. Non è una voce, mi ti regala vita mia. Mi sono innamorato, vivo solo te. Volevo far sapere da te l'indovolo e pure vedere. Mi sono innamorato, sposa da con me, fra mille innamorate, a ci scegliu da te e di me da sicuro tu si ci tieni a st'amore, se a me tu ci tieni. Thank you.
sogno con me, fra mille innamorate, a ciò sceglio da te, e di me la sicuro tu, si c'è di nostro amore, se a me tu cederà. Dopo che sono nato qua, ma più bella che c'è sta. Cada lì ma l'arte ci arrangia, siamo a dire che non c'è sta, noi ci sappiamo inventare. Se ti fai un uccido per tutti sti quartieri, tiratore senza teatro, la ricchezza senza ranare, che sia scuola particolare che nasce qua. Noi siamo figli di Napoli, a domare gli specchi su sole fa luci di piccola, pure quando si spanne i panni pare uno spettacolo, tradizione, cultura e canzone nascettano qua. Noi siamo figli di Napoli, come le altre turiste da Venere non si può credere, sono capace pure per una pizza che loro aspettano, oramai lo sanno tutto mondo che è bello magna. Poro pallone l'amore in me parla, se me più forte non ci vanno a pensare, parlano male sta bella città, ma stanno sempre qua. Quando artista che sono nato qua, non so troppo per contare, ma che ne parla ma fa. Ogni strada porta un nome che ha fatto cultura, nome poeta pure scrittore, ma quando è stato cantante attore, io penso che è più bella che sta città. Noi siamo figli di Napoli, a domare rispecchi su sole fa luci di piccola, pure quando si spanne i panni pare uno spettacolo, tradizione, cultura e canzone nascettano qua. Ma figli di Napoli, come le altre turiste da Venere non si può credere, sono capace pure per la pizza che loro poi aspettano, oramai usano tutto mondo che è bello magna. Si poro pallone l'amore in me parla, se in me più forte non ci voglio pensare, parlano male sta bella città, ma stanno sempre qua. Noi siamo figli di Napoli, a domare gli specchi sto sole fanno uscire di gola, pure quando si spanno le bande vale uno spettacolo, tradizione, cultura e canzone nascettano qua. Noi siamo figli di Napoli, come le altre turiste da Venere non si può credere, capace pure per la pizza che loro poi aspettano, oramai usano tutto mondo che è bello magna. Si poro pallone l'amore in me parla, se me più forte non ci vanno a pensare, parlano male sta bella città, ma stanno sempre qua. Figli in Napoli, che bella canzone, sì, sì, figli in Napoli. Ma quanto a me piace, perché lui quando bellissimo canta è così felice, sì, è così, e vedi, lui è sempre sorridente quando è bello canta. Questo, è bello, perché gli piace il canto. Lui gioia da piccolino, allora posso dire, da piccolino nelle recite scolastiche questo microfono ha avuto questa passione.
Quindi la passione del canto è nata elementari. Dalle scuole elementari. Sì. Però è bello perché lui, no, diciamo, hai capito, da, è gioioso, piace, è felice. Gli piace fare l'artista, mo, dalle sì. poesie, del re, sono belli, gli piace cantare. Sì, sono belli. Wow, guarda. È bravo. Ma è troppo forte, Jenny. La prossima forte, canzone qual è? È una canzone nuova che abbiamo registrato a maggio, A Zanzare si chiama. A Zanzare. A Zanzare. È una bellissima canzone. Sentiamoci, ah, la registrata anche se io odio le zanzare, che andavamo dico incontro la a questi piccoli animaletti fastidiosi. Io odio le zanzare. Vediamo che dice sta canzone, sì. perché io a zanzare una puzza proprio parecchio. Poi per i progetti futuri si facciano altre nuove canzoni, spero che vi piacerà. Tu verrai sempre qua domande che noi non abbiamo fatto, le tue canzoni, domande che noi non abbiamo fatto, si sta facendo isso, ci ha dato una bella lezione, ha fatto domande e risposte, ha fatto così, bravo Gen. Grazie. Se gustiamoci sta zanzara, prima si zanzara la ruola, sta zanzara, a zanzara, a zanzara, zanzara, ok, prima si zanzara la roccia. Appuntamento col mio amore, che emozione, già mi sbatto cuore, tutto indullottato e ingravattato, sono super profumato per la mia amante, coppa spiaggia nulla rive mare, e me la carezzava piano piano, belle e buone sentono un rumore, una zanzara, un muscolo che fa mi dà. Da mannata mogliere me, chi sta amore in pericolo, io ma vado e ma giro, però già mi prore, ma vessa la te, ha già fatto una guerra per te, tenga pure zanzare contro me, tenga sabine viere, sono tutte surate, ma come già fa? Non mi manca salutate, chi me ne torna a casa in tussegate, ma che colpo tengo se a zanzare non vuole a me mo si azzeccate, ma muzzecate, zitta sto sentendo una da vuota, pure rinda macchina è trasuta, sta zanzare di una cattiveria proprio come una moglie. Salata, ha già fatto una guerra per te, tenga pure zanzare contro me, tenga sabine piene, sono tutte surate, ma come già fa? A quest'ora, ma dove sei stato? Con amici, perché? Uah, mi è accompagnato a casa. Da mannata mogliere me, chi sta amore in pericolo, io ma vado e ma giro, però già mi prore, ma vessa la te, ha già fatto una guerra per te, tenga pure zanzare contro me, tenga sabine piene, sono tutte surate, ma come già fa? Bravo!
Che bella canzone a zanzare, bella veramente. Grazie. Complimenti veramente. Facciamo la passolata all'anno poca sta signoronella. Eccolo, allora io ridevo, sai perché ridevo? Allora, questa canzone è un'arma a doppio taglio. Tu ti sei servito della zanzara per colpire le mogli. Ma te, chi l'ha scritta sta canzone? Allora, l'ha scritta Nino Golino e arrangiamenti Peppe Migliaccio. Ah, che li ciao Peppe, ciao Nino. Hai capito? Io sta senduta a zanzara. Che coglie, insomma, perché vi ripeto, è un po' a doppio taglio. Sta zanzara, sai dove la presentiamo? Ho parlato anche con la tua mamma, in Cantapartenope. Questa è una canzone anche per il TikTok, te lo dico pure in diretta. E diciamo, Jenny, quando quanta gente che la canzone è a zanzara, si sfotte. Però diciamo un'altra cosa, che tu sarai con me pure il 19, l'evento organizzato dal grande Ciprianone. Bravo, grazie Mario e tutto quanto. Grazie. Tu ci sarai. Sì, vero, casa a chiappa, io farò una zanzara questa sera. Ci vediamo anche il 19, io e te. 19 novembre. 19 novembre. Dillo, perché 19 novembre, 26 novembre, 3 dicembre. Siamo come, insomma. Oh, che bello. Questo come si acchiappa. Questo non passa la televisione come si acchiappa. C'è questa proprio con me, abbraccio a braccio. Ecco, ma non è scemo. Sta mamma là e papà là, poi c'è sto zio, rimeno. E cose belle. A zanzare, ringraziamo il mitico Jenny Forte, grazie, ti vogliamo bene. Grazie a tutti. Grazie. Jenny, alla grazie. Prossima, grazie. Grazie. Ciao, ecco, signora qua. Luisa, ciao Pasquale. Grazie al papà Pasquale, allo zio e tutto lo staff. Allora, mo la prossima canzone la mandiamo anche, poi va la sigla perché il tempo c'è. Però veramente nemico. Però mettere a capo questo il tempo c'è nemico. Continuiamo un'altra volta con Anna Maria Ferraro, perché i testi, la musica e gli arrangiamenti sempre di Vito Marotta. Però prima che mandiamo la clip, no? Sì. Mi permetti di fare questi saluti? Sì. Però io fu bravo. Sì, non sì. Devi intervenire. No. Promesso, come creature, prometti. Prometto, ecco. Prometto. Qua. Questa è una promessa. Cipriano, ci sei? Allora, io voglio salutare con tutto il cuore, con tutto l'amore di questo mondo, perché loro si occupano di uno spazio bellissimo, adorato, amato dai bambini. Tu sai che sto parlando? Sì, nello zoo di Napoli, che bravo. Si trova al Viale Kennedy. Viale Kennedy 100. Salutiamo ci pure qui. Il titolare. E salutiamo Floro Flores, che è l'amministratore, dopodiché Peppe Viola, che è il direttore, D'Alessandro Pasquale, il vice direttore, e il grandissimo Ciprianone, che ti voglio bene. Ha lavorato per tanti anni in questo zoo. Lui ha lavorato per tantissimi anni e io molte volte sono arrivata allo zoo pure quando non tenevo tempo, pure subito sotto magari stavano pure chiudendo Cipriano, e allora lui con tanto mi faceva entrare chiamando appunto i responsabili. Quindi poi ho saputo pure che ti hanno cacciato dallo zoo. Tu dici, ma non perché? È vero, è perché tu te ne vedi sempre tardi, cioè, ma che la signora non è la signora vero. Non è così, no. Ma non lo date retta, ma sono brimolato tra regini tu e Cipriano. Anna Maria portate i bambini allo zoo, fateli che divertire, che veramente è uno spazio meraviglioso, aria gioia, dove si può mangiare, ci sta tutto. Portate i bimbi allo zoo di Napoli, Viale Kennedy 100. E allora adesso avanti. È il momento di Anna Maria Ferrara, che è il terzo clip, che noi ancora la salutiamo, grazie per la che bella diretta da Düsseldorf. Ci ha chiamato direttamente dalla Germania, e noi la salutiamo. Che presto poi la ritroveremo pure qua, perché a breve verrà qua a Napoli in diretta per con noi. Vari lavori e tutto. Poi Anna Maria c'è la replica domenica alle ore 17, domenica, ti puoi mettere di 17. Nuovo in onda su queste mette. E ci vediamo un po' tutti quanti un'altra volta. La storia infinita. Praticamente sempre arrangiamenti musiche del nostro maestro, amico Vito Marotta, che lo saluta. E ciao, noi Vito. diamo anche la sigla, perché il tempo c'è nemico, tu lo sai, salutiamo adesso. E poi dopo salutiamo con Anna Maria, sì, giusto? Con Anna Maria. Allora, a questo punto noi vi salutiamo, perché ovviamente qua in TV il tempo c'è è nemico, tassativo. Poi c'è Cantapartenope, no, poi hai capito tutti quanti ci sono. Anna Maria, ti vogliamo bene. Anna Maria Ferrari, una salutina. E salutiamo tutte le persone che ci hanno visto, salutiamo che ci vogliono tutti bene. Tutti gli spettatori, alla regia, Luigi, Cipriano, tutti ciao, gli artisti, signora Luisa, grazie, tutti gli artisti, Luisa, intervenuti grazie. Qui questa sera al Number One. Gabriele, ti mando un bacione da qui, dopo te lo do da vicino, sei un grande. E poi salutiamo il nostro editore Angelo Lucciero con Anna Rita, Yolanda Francesco, Mario Capasso, grazie per e neanche ci passa. Me fatta arrecriare, grazie a tutti, andiamo con Anna Maria Ferrara e poi dopo sì. E grazie a te, bellissimo. Un saluto forte a Crescenzo, il mio amicone, il fratello di Renato. Io ti saluto, ti voglio ciao bene. Ciao a tutti, buonanotte. Ci vediamo mercoledì Anna Maria prossimo. Ferrara.
Aranas, Tori Mini. Qui ciao Anna Maria. TV 189. Ciao, buonanotte. Se mi capita di scorgere evasione, io mi incasso, ma ora basta preoccuparti, stacca un po' e senti questo basso.